Il campionato di eccellenza giunge al culmine nella 26esima giornata dopo che la promozione diretta è già stata assegnata domenica scorsa ai corsari del Sestri Levante. È battaglia ora per accedere ai posti disponibili per entrare nei playoff. Veloce per ritornare a stupire, vado per mantenere il secondo posto. All'Evratto Pusceddu sfida i ragazzi di Maisano. Inizia l'incontro, veloce in maglia bianca, vado con la tradizionale divisa rosso-blu. Subito un'opportunità per gli ospiti, d'avanzante scende dalla sinistra e mette una bella palla in mezzo, si innalza Marelli ma di testa non imprima la giusta forza. E ancora il vado ad attaccare. Dopo due minuti ci crede Rampini e in velocità ruba palla a Capitan Glauda e va sul fondo, mette in mezzo per Pelle ma il suo piattone è poco preciso. Al 20esimo problemi per Mister Pusceddu, chiamata al cambio obbligato per l'infortunio di Roberto Quintavalle che sconsolato deve abbandonare il terreno di gioco anzitempo. Al 25esimo, dopo tanto gioco espresso dai rossoblù, si materializza il vantaggio. Punizione liftata dalla tre quarti, si inserisce Capitan Casalino che di testa la tocca quanto basta per mettere fuori tempo Giribaldi. Al gol del vado risponde la veloce con un altro gol. Calcio di punizione di Schirra direttamente in porta, nella mischia che si crea in area il tocco di Doffo è quello che vale l'1-1, parità quindi ristabilita. Bel primo tempo giocato a ritmi elevati. La ripresa si infiamma subito con questo colpo proibito di Pesce su Casalino che viene sanzionato con il cartellino rosso dall'arbitro. Partita in salita quindi per i Granata che ora devono giocare per più di mezz'ora in inferiorità numerica. Colpo di scena però, Pastorino si becca il secondo giallo per questo fallo da terra sul Pocio. 10 contro 10 quindi. Brividi per Giribaldi alla mezz'ora, Roselli lavora un pallone in area di rigore, la sua conclusione però lambisce il palo. La squadra di Maisano continua ad attaccare, prima con questo offendente di Cucchi neo entrato e poi con questa conclusione ravvicinata di Rossi, si salvano in qualche modo gli Amaranto. Bella azione di Doffo che esce bene, palla al piede, dalla difesa, dribbla due giocatori e porge una palla d'oro a Pereira che conclude sulle mani di Mario Imbesi. Al 40esimo a sorpresa passa la veloce, azione da manuale di Galliano che a termine di una discesa personale fa sedere il suo diretto marcatore e fa secco anche Imbesi che nulla può. Finisce così con questa mega rissa finale, tutto sotto gli occhi di Anna Loro. Una partita tutta a cuore grinta quella della veloce che strappa tre punti importanti contro un vado piuttosto sciupone.